le persone non permettono la protesta, non permettono che ne si parli e applaudono per un minimo stop al genocidio detto da un cantante che supporta linee pro-Israele. Comunque, volevo leggere un discorso che ha scritto una mia carissima amica che si chiama Alex, decellularizzazione su Instagram, andatela a seguire perché è molto molto brava ed è molto molto potente nei suoi messaggi, che ha scritto il 20 ottobre a cui molte cose sono cambiate, molte cose sono diverse e sono peggiorate. Quello che lei dice è: non mi impressiono mai, ma sono arrivata a dovermi isolare dai miei interessi e quindi anche Instagram per tutto il vomito che mi sale ininterrottamente da 2 settimane. Hanno bombardato l'ospedale Battista Al-Ali a Gaza. In questo momento hanno bombardato molti più ospedali e la situazione è peggiorata il triplo, il quadruplo, infinitamente di più, col 60% dei ricoverati costituito da bambini e donne, provocando più di 800 morti in qualche ora. Sono stanca delle narrazioni del giornalismo italiano, che si capiscono essere vuote e fragili quando si ha una minima conoscenza, eppure che proprio nelle loro vuotezza riempiono lo spettatore medio, perché unire niente a niente non crea qualcosa, ma approfondisce il vuoto. Il portavoce digitale israeliano ha dichiarato che il suo stato ha colpito una base terroristica dentro l'ospedale, così come hanno dichiarato anche poi in futuro negli altri attacchi, basi terroristiche dentro ospedali. Peccato che non ci fosse nessuna base, era pieno di famiglie rifugiate perché non c'è un singolo posto sicuro nella striscia, e che il tweet sia stato cancellato e ora l'episodio si è ridotto ad una misteriosa esplosione, probabilmente data da un razzo difettoso di Hamas. E l'attacco è l'attacco ad una struttura medica peggiore del XXI secolo. Ma non lo dice decellularizzazione, lo dice la Med Global. Ci sono tante prove sul perché un razzo di Hamas non possa essere stato, dalle circostanze alle conseguenze, a spiegazioni di veterani americani esperti di armamenti di fronte a cui possiamo solo abbassare la testa e vergognarci. Non di ciò che diciamo, ma proprio di ciò che non diciamo. Sono esausta del giornalismo occidentale, che all'attacco dell'ospedale non si è fatta problemi a condannare immediatamente i russi a Mariupol, l'attacco all'ospedale a Mariupol, a condannare immediatamente i russi, mentre qui è tutto un aspettare indagini accurate, quando le danno i carnefici stessi su un piatto d'argento, perché siamo dei fessi. Sono stanca di servizi in cui si strumentalizza anche il nazismo per mistificare fino al limite del possibile la realtà. Sono stanca di Ingrid Betancourt, che mi dice come capisca gli ebrei più di chiunque altro e che si vince solo dalla parte della verità. E così anche di Liliana Segre, che poi ha pubblicamente detto su un giornale che non si tratta di un genocidio e che non deve essere usata la parola di genocidio. Ma è un genocidio e ogni giorno è sempre peggiore e ogni giorno noi ci rifiutiamo di parlarne, ed è per questo che cose come queste, scendere in piazza a esprimere le nostre voci, sono importanti. Per questo sono contenta di vedere così tante facce giovani, le mie care amiche Natascia ed Alexandra, che sono venute qui a protestare rischiando di essere prese a sassate, perché comunque le proteste sono pericolose, soprattutto parlando di Palestina, sono pericolose. Abbiamo visto così tanti casi di brutalità di polizia e nonostante questo noi siamo qui, e questo è importante, perché forse non state vincendo, è proprio perché dalla parte della verità non ci siete, ed è per questo che non ne parlate. Mm-hmm.